Buongiorno a tutti cari compagni, siamo alla fine di una visita radicale al carcere di Bergamo con Lucio Bertè, che adesso ci darà una piccola relazione su quanto è avvenuto stamane. Prego Lucio. Ma io vorrei cominciare da un atto altamente simbolico che abbiamo compiuto come esordio. Purtroppo non c'era il direttore titolare del carcere, ma abbiamo lasciato all'educatrice principale, diciamo, della struttura, e al medico penitenziario e al comandante della polizia penitenziaria un omaggio particolare, e cioè il libro di Francesca Scopelliti, Lettere a Francesca, scritto nel carcere di Bergamo nel 1983 da Enzo Torto. E l'abbiamo fatto nello spirito in cui riteniamo che sia importante che i detenuti oggi a Bergamo sappiano che da lì è passato un pezzo di storia della giustizia italiana, di cui Enzo Tortora è stato un autentico protagonista. E in cambio abbiamo chiesto un favore, di indicarci la cella in cui effettivamente Enzo è stato detenuto, e tramite le vie gerarchiche, con tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, chiederemo la possibilità di apporre una targa all'esterno di questa cella, perché resti una traccia duratura di un pezzo di storia che è passato da lì, come abbiamo visto per esempio in tante carceri anche all'estero, dove per esempio a Dublino c'è un carcere dove sono segnate tutte le tappe dei personaggi, anche politici, che sono passati da lì e che magari sono stati fucilati lì. E in qualche modo Enzo è stato fucilato dalla mala giustizia italiana, a partire dal carcere di Bergamo, dove però in questo libro c'è la testimonianza di come all'interno del carcere, della cella in cui lui stava, ha trovato un grande senso di umanità, di condivisione, di incoraggiamento proprio tra i detenuti, oltre che tra le guardie penitenziarie, che, se, come abbiamo visto oggi, sono veramente persone molto educate, molto squisite, che fanno anche un compito che è sempre più si avvicina a quello dell'educatore, e loro stessi dicono: non è il nostro mestiere, ma in qualche modo dobbiamo supplire a questa mancanza da parte dello Stato. In effetti l'organico degli educatori sarebbe di 5, ne manca solo uno, sono 4. E non è questo il peggior problema. Il vero problema che abbiamo rilevato nel parlare con i detenuti, sia quelli del circondariale che quelli del penitenziario, è proprio nel funzionamento della magistratura di sorveglianza. Cioè, quello che hanno lamentato i detenuti è che c'è una burocrazia esagerata, i tempi per la risposta alle loro istanze sono esageratamente lunghi, e c'è un atteggiamento che loro riscontrano sulla loro pelle di una permanenza di, in qualche modo, di una certa sfiducia di fondo della magistratura nei confronti dei detenuti, che pure invece hanno fatto dei percorsi riabilitativi davvero notevoli. E questa discrepanza la si nota, perché davvero la qualità dei detenuti è molto migliorata, così come è migliorata quella della polizia penitenziaria e delle strutture penitenziarie,
Chi resta un po' indietro invece è la magistratura di sorveglianza, che ha ancora attanagliata da una paura, gli riesce difficile dare fiducia, e se tu non dai fiducia a chi ha comunque dimostrato di meritarsela, nulla potrà cambiare mai. In qualche modo il magistrato non deve aver paura di essere tradito nella fiducia che lui concede, deve capire che i tempi sono un po' cambiati e che a questo punto i detenuti sono una componente fondamentale del loro stesso cambiamento. Ho fatto notare, e tutti l'hanno notato quasi con meraviglia, come se ci sono stati dei cambiamenti in positivo in questo periodo nel carcere, sia per nuove